Utilizzerò pane per tramezzini, pesto di carciofi quanto basta, mousse al salmone quanto basta, tagliabiscotti forma fiore, tagliabiscotti tondo diametro 3 cm. Prendo la fetta del pane e incido con il tagliabiscotti a forma di fiore. Ogni tramezzino è formato da due parti. Spalmo su una parte un po' di farcia. Effetto il foro al centro nell'altro fiore. Chiudo il tramezzino con la parte bucata. Procedo in questo modo fino al termine degli ingredienti. Cari amici, anche questo antipasto è pronto. Sono semplici e veloci da fare. Questi fiori sono proprio deliziosi e sfiziosi. A tavola fanno sempre bella figura. E poi piacciono proprio a tutti, grandi e piccini. Vi ricordo che potete personalizzare le farce in base ai vostri gusti personali. Un abbraccio e alla prossima!